e Flavia Tasso dell'Enea. Come si mette la presentazione? Ah, ecco. Buonasera, io un po' andando controcorrente rispetto a quello che abbiamo visto finora, vi parlerò di un impiego, diciamo, positivo dei microrganismi, il biorestauro, ovvero come poter utilizzare i microrganismi al servizio della conservazione e del restauro dei beni culturali. Come abbiamo già ampiamente visto, l'opera d'arte da un punto di vista microbiologico può essere considerata un ecosistema microbico, dove i microrganismi che la colonizzano la utilizzano come fonte di energia e di nutrimento. E, certamente si instaura un sistema molto complesso tra opera d'arte, microflora ed ambiente che merita di essere studiato perché può darci numerose informazioni che siano utili non solo per lo studio del biodeterioramento dell'opera, ma anche per lo sfruttamento del potenziale microbico intrinseco all'opera stessa. Abbiamo visto come le biotecnologie microbiche siano di fondamentale importanza nella diagnostica del biodeterioramento, gli agenti biodeteriologici, sia in termini di microbiologia classica che, come abbiamo visto con l'ultima presentazione, più recentemente di biologia molecolare. Ma quello di cui ora voglio parlarvi è il fatto che questi studi hanno permesso di mettere i batteri sotto una nuova luce, cioè i microrganismi da problema possono essere considerati come una risorsa. Grazie al loro metabolismo, alla loro versatilità metabolica, i microrganismi possono essere impiegati come per fornire nuove tecnologie di restauro che possano essere utilizzate quando o i metodi tradizionali falliscano oppure in associazione ad essi, perché forniscono una serie di vantaggi e, diciamo, questo tipo di approccio è mutuato dall'ambito della microbiologia ambientale, in particolare del biorisanamento, dove è già consolidato questo tipo di approccio nell'uso dei microrganismi per la bonifica di siti contaminati. Il vantaggio di questo tipo di tecnologia sta nell'efficacia e nella selettività che mostra il metabolismo microbico verso, ad esempio, determinate sostanze target da rimuovere, ma anche nell'elevata compatibilità ambientale, ma anche e soprattutto perché può fornire uno strumento che sia meno aggressivo per l'opera d'arte, ma che sia anche, che possa tutelare la salute dell'operatore, considerato che molto spesso gli interventi di restauro prevedono l'impiego di sostanze tossiche. Il biorestauro si è sviluppato negli ultimi anni verso due tipi di applicazioni fondamentalmente: il consolidamento di monumenti lapidei e la pulitura, o meglio la rimozione di patine sia di natura organica che inorganica su diversi manufatti e substrati. Ora vorrei parlare in generale di alcuni casi storici che hanno permesso di portare avanti questo approccio. In particolare, nel caso del consolidamento di materiale lapideo, i metodi tradizionali di consolidamento avevano una serie di svantaggi, tra cui la scarsa resistenza allo stress meccanico, nel caso ad esempio dell'uso di consolidanti inorganici, o per i consolidanti organici la deperibilità del consolidante stesso che risultava attaccabile dai microrganismi. In questo senso, i microrganismi stessi ci hanno offerto un'opportunità, sfruttando una loro capacità che è molto diffusa nei procarioti, cioè la capacità di precipitare i cristalli di carbonato di calcio. Qua vediamo delle colonie batteriche con cristalli di varia forma e colore. Questo carbonato di calcio ha il vantaggio di essere assolutamente compatibile con la pietra carbonatica da consolidare, ma anche un prodotto ecologico e sicuro per l'ambiente e l'operatore. Inoltre, i batteri producono numerose varietà di cristalli di diversa forma e colore e ci offrono una vasta gamma di soluzioni per diverse problematiche di consolidamento. Qui vediamo la prima applicazione di bioconsolidamento in cui viene utilizzato un batterio, il Bacillus cereus, che viene spruzzato con aerosol. È stato utilizzato su questa chiesa di Saint-Médard in Pietra Tuffaut in Francia e si è
ottenuto a distanza di un anno dall'applicazione un effetto consolidante molto buono ed è stata, diciamo, un'applicazione promettente che poi ha aperto la strada per successivi studi. Qua vediamo delle immagini al SEM di questi batteri calcinogenici che depongono cristalli di calcite, qua viene chiamata biocalcina perché è stata poi brevettata nel caso di questo microorganismo. E infatti successivamente questi studi sono stati ampliati, è stato utilizzato un altro batterio, ad esempio il Myxococcus xanthus, di cui si sfruttava la motilità cellulare per far penetrare la calcina all'interno del materiale da consolidare e per rendere il consolidamento più efficace. Riporto solo per ultimo questo studio di Jerundi per evidenziare un'ulteriore potenzialità dei batteri. Questo gruppo di lavoro studiò l'applicazione del Myxococcus xanthus attraverso un terreno di coltura su questo monastero di San Geronimo e scoprì che anche in assenza del batterio il terreno di coltura era in grado di indurre, di stimolare la flora già presente sul monumento a produrre calcite e ottenendo un ottimo effetto consolidante. Questa dimostrazione del fatto che molto spesso è sufficiente sfruttare le potenzialità metaboliche degli microorganismi che vivono sull'opera d'arte stessa, ottenendo un effetto di restauro con il minore impatto ambientale possibile. Questa è una seconda problematica che è stata in parte risolta con un approccio biologico ed è la rimozione di croste nere, che sono una delle peggiori problematiche dei monumenti lapidei esposti all'atmosfera e derivano dalla conversione del carbonato di calcio delle statue in solfato di calcio. È stato studiato il metabolismo di un batterio solfato riduttore, il desulfovibrio, che è risultato in grado di convertire il gesso in calcite, avendo quindi il duplice effetto di rimuovere le croste nere, il costituente delle croste nere, e di riconsolidare anche la statua o il monumento trattato. Questo impiego è stato poi brevettato con il desulfovibrio vulgaris. Qua faccio vedere due casi studio in cui viene impiegato questo solfato riduttore per la pulitura di croste nere da una lunetta del Duomo di Milano. Qua si osserva l'area dove è avvenuta la biorimozione in 48 ore. E come ultimo caso, questo delle statue di Demetra e Cronos del Castello del Buon Consiglio, dove si osserva che la crosta nera sull'addome di questa statua, diciamo già dopo 12 ore di trattamento con il batterio e poi dopo 36 ore, c'è una rimozione pressoché completa di una problematica che con i metodi tradizionali era difficilmente risolvibile. Un ultimo caso, diciamo, storico è quello, lo studio eseguito da Ranalli su questo affresco della conversione di Sant'Efisio Battaglia del cimitero monumentale di Pisa, che soffriva di un grave problema. Durante l'operazione di strappo era rimasto incollato sulla superficie dell'affresco la garza con la colla animale, il collagene impiegato per lo strappo dell'affresco, non rimovibile né con metodi chimici o fisici, ma neanche con la tecnologia più moderna degli enzimi. Venne selezionato questo ceppo di Pseudomonas tuzzeri in laboratorio per la capacità di degradare collagene. Effettivamente, applicando il batterio sulla superficie dell'affresco, già dopo 12 ore di trattamento a una temperatura di 28 gradi si ottiene la pressoché completa rimozione della colla, salvo alcuni punti in cui poi si è agito con gli enzimi. Anche qui abbiamo una palese dimostrazione di come, sfruttando il metabolismo batterico, si possano risolvere problematiche che sembravano insolute con i metodi tradizionali. È qui che si inquadra l'attività del nostro laboratorio, che prende origine da un'opportunità offertaci di effettuare un campionamento microbiologico su questa tomba della Mercareccia, nella necropoli etrusca, che non era mai stata né restaurata né visitata. Dal campionamento microbiologico della tomba abbiamo isolato 140 morfotipi microbici tra batteri e funghi. Qua vediamo un albero filogenetico dei batteri che appartengono principalmente a tre classi filogenetiche, di cui noi abbiamo voluto studiare le potenzialità metaboliche, proprio sfruttando appunto la flora indigena di un sito archeologico. Le nostre linee di ricerca riguardano sia la funzione di biomineralizzazione, in modo analogo a quello che abbiamo visto prima, siamo
siamo riusciti a creare una collezione di ceppi in grado di precipitare cristalli di calcite di diversa forma e dimensione e colore utilizzabili per varie applicazioni, ma anche nella solubilizzazione dei carbonati e in particolare quello su cui mi soffermerò, nella rimozione di patine organiche di varia natura, quali la gomma lacca invecchiata da affreschi o resine sia naturali che sintetiche da diversi tipi di manufatti. Ora riporto due casi studio che riguardano la nostra collaborazione con l'Istituto Nazionale per la Grafica, in particolare con la dottoressa Pasquariello, che è stata avviata già dal 2008. Il primo caso studio riguarda la rimozione di colli animali da materiale cartaceo, problematica molto frequente nell'ambito della conservazione del materiale archivistico, perché spesso accade, come abbiamo già visto, di dover staccare disegni o stampe dalle loro fodere per operazioni di restauro. In questo caso le colle che venivano utilizzate per fissare la stampa restano, molti residui di questa colla restano sul retro della stampa e poi permeano anche il recto, e quindi è necessaria una loro rimozione che spesso con metodi chimici o è parziale o non avviene. Siamo partiti dalla nostra collezione di ceppi appunto isolati da questa tomba della Mercareccia, utilizzando in uno screening preliminare però una serie di prerogative. I batteri non dovevano essere né patogeni affinché l'applicazione non fosse pericolosa per l'operatore, ma neanche sporigeni per permettere la salvaguardia dell'opera anche successivamente all'applicazione. Inoltre, trattandosi di materiale cartaceo, abbiamo fatto uno screening anche per escludere batteri con attività cellulosolitica. Abbiamo lavorato su questi campioni di fodere cartacee che provengono da volumi storici dell'Istituto per la Grafica e che avevano questa problematica di rimozione di questo strato di colla molto compatto. Abbiamo selezionato un ceppo, Crobactrum, e l'abbiamo applicato con un gel sulla superficie di questi frammenti di carta. Il gel ci garantisce di non rovinare la carta perché riduce l'apporto di acqua. Effettivamente già dopo 4 ore di trattamento otteniamo un ottimo effetto di rimozione e anche uno sbiancamento generale della carta rispetto a un controllo in cui non veniva utilizzato il ceppo batterico ma solo il gel con soluzione fisiologica. Questa è un'immagine al SEM del campione prima e dopo il trattamento, dove si osserva nell'area con colla questo strato compatto che oblitera completamente le fibre di cellulosa e in presenza di, dopo il trattamento con il batterio, già dopo 4 ore riaffiorano queste fibre, indicando quindi una grande efficacia del batterio nell'affrontare questa problematica. Ovviamente si procederà con altre analisi strumentali per verificare l'efficacia e anche con sperimentazioni su campioni anche più danneggiati o più estesi. Il secondo caso studio che illustro brevemente riguarda la rimozione da lastre calcografiche di un protettivo, lo Zapon, che viene esteso nell'intervallo tra una stampa e la successiva della lastra. E in questo caso abbiamo selezionato questo ceppo Acinetobacter calcoaceticus, in grado di mangiare, diciamo, di degradare in vitro questa resina. In questo caso l'impacco è stato effettuato senza problemi perché la lastra ovviamente è meno problematica per l'imbibizione con l'acqua, e qua vediamo un primo risultato del trattamento dopo 48 ore in cui si osserva che prima del trattamento nei solchi è presente questa traslucenza che è dovuta allo Zapon, alla vernice, mentre dopo il trattamento in alcune zone si osserva la rimozione. Ovviamente è parziale, ma consideriamo che rispetto a una colla animale una vernice sintetica è sicuramente meno biodegradabile, almeno da un singolo batterio. Si dovrà procedere o combinando questa metodica con mezzi chimici o anche utilizzando più batteri in combinazione o in successione per sfruttare il loro metabolismo. Quindi in conclusione possiamo dire che le attività di ricerca descritte ci hanno dimostrato come la versatilità del metabolismo microbico possa essere sfruttato per lo sviluppo di questa nuova biotecnologia, sicuramente promettente, e che possa fornire al restauratore un ulteriore strumento da impiegare in parallelo, in associazione o in alternative ai metodi tradizionali. Inoltre, nel nostro caso, per la nostra esperienza, siamo riusciti a costruire una collezione di ceppi batterici dalle molteplici caratteristiche biotecnologiche che potranno in futuro essere sperimentati per risolvere varie problematiche.
E ovviamente una sfida per l'immediato futuro sarà quello di trasferire questo tipo di tecnologia, che ancora è in fase sperimentale, ad una fase più applicativa e che possa essere idonea per la conservazione del patrimonio artistico. Vorrei ringraziare sicuramente l'Istituto Nazionale per la Grafica, in particolare la dottoressa Pasquariello, che ha lavorato con noi e ci ha permesso di effettuare queste ricerche su manufatti originali, e la dottoressa Flavia Pinza, ringrazio alla quale abbiamo potuto effettuare le nostre analisi al microscopio elettronico. Questo è il nostro gruppo di ricerca, composto da microbiologi e chimici. Grazie. Grazie.